Siamo qui con Riccardo Rossi che è venuto a presentare il suo libro Riflessione di un comico sentimentale. Sicuramente oggi ha visitato Ciarrarezzo, dopo ne parleremo. Del libro invece vi daremo dei piccoli flash durante la sua presentazione. Ma tu questo libro l'hai scritto già conoscendo Arezzo, perché l'inizio è molto interessante. Sì. Perché dice, se pensiamo all'inizio della Divina Commedia, la prima cosa che mi viene in mente è che il sindaco di Arezzo è uno dei più grandi lettori della Divina Commedia, cioè praticamente lui come mestiere fa prima il lettore della Divina Commedia, poi fa l'avvocato e poi si è messo a fare anche il sindaco. Vabbè, l'inizio della Divina Commedia è l'unica cosa forse che conosciamo a memoria bene tutti quanti, ma in realtà lì era presa a pretesto proprio perché verso i 35 anni cominciamo a renderci conto che siamo a metà, o comunque in realtà un po' più tardi dei 35, del nostro soggiorno a bordo di questo pianeta, e quindi cominciamo a fare qualche riflessione, tutto lì. È presa a pretesto, però Dante ebbe una felice intuizione. È stato un futurista a suo tempo, voglio dire, molto futurista. Attenzione, chi potrebbe essere? Adesso purtroppo. Fai pure, non ti preoccupare, taglio molto, fa come ti fa. Ti devo chiedere una cosa che riguarda voi, aspetta. Pronto? Cioè, dei tempi straordinari, sto facendo un'intervista, vorrei sapere una cosa. Tu la conosci Arezzo? Arezzo. Sai che c'è quella piccola pieve che ha i 12 mesi? Come a Ferrara. Il ciclo dei mesi, non a caso. Il ciclo dei mesi. Bravo. A notare questo è stato bravissimo, perché è il secondo capolavoro dopo Piero. Complimenti. Lo so, l'altro no. Cioè, febbraio è l'unico mese che è scritto hic est februario, è scritto al contrario. Tu sai perché è l'unico mese? Perché lo scalpellino era analfabeta. Mi dicono perché lo scalpellino fosse analfabeta, ma in un libro, però al contrario preciso. Sì, preciso perché il cartone lo mise al contrario. Ah, mise il contrario al corto. Il cartone. Comunque guarda, è una cosa interessante da sapere, perché in un libro che mi hanno regalato oggi non era scritto. Ora me lo stanno dicendo in diretta una persona che non c'era oggi quando ti ho chiamato. Comunque guarda, ho fatto tutte le foto, ti piglierà un colpo quando lo vedi. Comunque ti ho pensato perché ho visto queste cose di Ferrara. Senti, ti chiamo dopo che devo fare questa intervista, adesso ho la telecamera sotto gli occhi. Ti abbraccio, grazie, un bacio, ciao ciao. No worry, be happy. Allora, dai. Riprendiamo proprio perché siamo tanti rotti in una telefonata di un amico alla quale con molto piacere ho già ascoltato cosa, che c'ha una cosa bellissima. Questa città non la conoscete. Esatto, no, la conosciamo perché voi... io l'ho molto sviluppata a suo tempo, che mi interessavo di la promozione lì della sopra città. febbraio scritto, esatto. Al contrario. Il ciclo di mesi che è la pieve, una, esatto, felice scoperta anche da parte di Riccardo Rossi, che non a caso ha viaggiato in lungo e in largo e quindi è rimasto soddisfatto di Arezzo. Ci fa piacere perché fra le altre cose proprio ha scelto quello che io ritengo sia il secondo capolavoro dopo La Leggenda della Croce di Piero della Francesca che abbiamo in città. Perfetto. Grazie e complimenti voi, per la tua acutezza. Grazie. Ciao. Mille, arrivederci. Delle radio, degli apparati elettromeccanici che avete qui ad Arezzo dal professor Fausto Casi. Io so che molti pochi di voi ci sono andati. Parli del museo delle comunicazioni. Guarda, è vero, purtroppo molti aretini non sanno neanche voi non sapete di che cos'è museo, io vero? Ho fatto questa visita lampo meravigliosa, ho visto delle cose straordinarie e voglio tornare qui, per, a parte che ne parlerò senz'altro a Rosario, ma comunque ci sono delle cose meravigliose, lui parla benissimo e vi spiego tutto. Se noi oggi siamo qui, parliamo con un microfono, è grazie al professor Fausto che ci spiega come è nato il microfono. Sono delle cose interessantissime che dovrebbero vedere tutti, a cominciare da domani mattina alle 8:30. Quindi vi aspetto. Però non sto aspettando perché non so sapere. Forse non è aperto, vabbè, magari comunque, però vabbè. Però dovete quindi andarci perché è una cosa meravigliosa. Dimenticateci Mabue, le cose tutte qua, basta. Quelli stanno là dalla vita. Quelli stanno lì dalla vita e nessuno li toglierà. Invece forse, capito, questo museo so che, insomma, stiamo attenti, quindi andatelo a vedere perché è veramente un patrimonio che avete ad Arezzo. Un applauso al professore. Forza. Per la che abbiamo ad Arezzo, che veramente, guarda, ti confermo perché ho visto molte teste che si scuotevano,
molta gente non sa neanche che esiste, peccato. Che altro di bello hai visto, Arezzo? Dunque c'è questo Cristo ligneo, dice, ma poi salvato l'alluvione di Firenze, lo vogliamo dire. Crocifisso, crocifisso. Crocifisso, quello è Cristo in croce, crocifisso. Poi, che abbiamo visto pure? Ma dai, ma dimmi una cosa che ti piace. Quello che c'è noi lo sappiamo. Il museo della radio è una cosa meravigliosa. Dai, il ciclo dei mesi anche. Il ciclo dei mesi ti è piaciuto tanto. Ah, il ciclo dei mesi, il ciclo dei mesi dove vi faccio notare che febbraio gli è venuto male. Cioè, a febbraio è successo qualche cosa che pochi studiosi sanno. In quanto poi il nostro amico tuo marito mi ha regalato una guida stupenda dove non c'è scritto come mai febbraio è scritto al contrario. Voi vedete gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, tutto scritto di drinfo, febbraio è al contrario. Motivo, Riccardo, ti regalo il libro, ci penso io, stai tranquillo. L'ho letto tutto oggi pomeriggio, non è mai nominata la parola contrario. Specchio, errato, non ci sono cose, non ci sono detto niente. Arriva Madame che mi dice, perché lo scalpellino era una bestia, gli hanno dato il foglio al contrario per fargli uno scherzo. Quello ha riportato, ma che hai fatto? E ormai è marmo, ma prendilo su, cago, no. È andata così. Arezzo è un po' così. Un po' prepotente. Come avete potuto notare dal video che appena in questo momento vi abbiamo dato, quindi abbiamo avuto la sorpresa di un Riccardo Rossi amante dell'arte, un Riccardo Rossi entusiasta di Arezzo, che ha fatto anche due esempi di opere ovviamente meno note, e questo è molto bello e ci fa molto piacere. Ma nella sua lunga chiacchierata riguardo il libro ha concluso anche con una piccola parte destinata alle donne, e ve la facciamo sentire. E vi odio perché io invece non ci riesco, però io ho riflettuto sulla vostra giornata, che ormai purtroppo per voi è una conquista, secondo me. E vabbè, altro tempo che togliete alla vostra vita personale, col fatto appunto che lavorate, in realtà arriva un momento in cui tornate a casa e lì vi aspetta una sera di lavoro e niente. E ho scritto questo pensiero. Le donne che tornano a casa la sera sono quelle che magari si sono alzate alle 6, hanno fatto piano per non svegliare quell'orso che gli ronfa accanto, hanno preparato la colazione per tutti, hanno svegliato i figli lentamente per non stressarli, per non fargli cominciare la giornata senza un sorriso. Poi si vestono e si vestono carine perché sono donne, accompagnano i figli a scuola e li aiutano ad attraversare la strada. Poi vanno a fare la spesa al mercato mentre controllano l'orologio per non fare tardi in ufficio. E solo in ascensore riescono a chiudersi l'ultimo bottone della giacca, perché prima non hanno fatto in tempo. E poi vanno a chiudersi in bagno per truccarsi quel minimo che faccia loro ricordare che sono donne. E poi cominciano la giornata con i sorrisi a tutti, ai colleghi, a quel capo, cui devono dire sempre di sì e che non le molla mai un attimo, anche perché sono donne. Poi mangiano a pranzo una barretta, perché sono donne e devono essere sempre in forma, e la sera non gli va di fare la figura di quella che sta sempre a dieta. Il pomeriggio scorre lento e quando si accorgono che è ora di andare è già tardi per andare in palestra o per fare due passi, e allora tornano a casa la sera. Ma prima vanno al supermercato sotto caso a finire la spesa che avevano cominciato la mattina, e quando poi escono da lì è quel momento che io le vedo con i sacchi della spesa. Ed è in quel momento che vedo quello sguardo al confine tra la giornata appena passata e la serata che sta per cominciare. Quella serata comincia aprendo la porta di casa, i compiti dei figli da controllare, la telefonata all'amica triste perché è stata lasciata, il broncio del marito che arriva stanco perché lui è stanco, perché lui ha lavorato, lui ha costruito un'autostrada, perché nessuno lo capisce in ufficio, ma loro, le donne che tornano a casa la sera, lo capiscono e gli danno una carezza rassicurandolo che andrà meglio. Preparano la cena e a tavola, mentre mangiano e parlano e sorridono, pensano già a domani. Sono donne che si buttano sul divano e gli va bene tutto quello che fanno in TV perché non scelgono loro, ma va bene lo stesso perché sono stanche e dopo un quarto d'ora già dormono come bambine.
poi si alzano e mettono a dormire i loro bambini perché sono donne, poi vanno in bagno, si struccano e si mettono una crema e allo specchio riescono ancora a vedere la ragazza che erano e sono contente. E magari di notte, prima di dormire, sfinite, riescono anche a sciogliersi e a scioglierci in un abbraccio nell'intimo di quel letto che guarda stupefatto. Queste sono donne che tornano a casa la sera. È così.